se sono vegana, cosa ne penso, eccetera. Quindi, let's dive in a questa bellezza. I colori di questo piatto. Protein cream. La colazione di oggi è servita, ragazzi, ma è bellissima! Allora, sul fondo c'è un semplicissimo porridge fatto con fiocchi d'avena, semi di chia e latte di soia, che porto ad ebollizione in un pentolino, poi aggiungo delle proteine in polvere, sempre della soia, e mescolo. Quando si è tutto ben ripreso e ha la consistenza che piace a me, lo verso nella ciotola, aggiungo un cucchiaio di yogurt di soia, che io adoro, e poi porto a bomba con i toppings. Fragole fresche, granella di mandorle, cocco rapé, una colata di burro di pistacchi che, ragazzi, è strepitoso. E questa è polvere di fragole. Liofilizzata. In realtà ho provato anche a metterla dentro il porridge perché speravo diventasse rosa, ma non mi si è sciolta, quindi l'ho messa anche un pochino sopra. Basta. Bene, ho appena finito praticamente 20 minuti di shooting al mio porridge. E comunque, della serie Instagram versus reality, voi penserete che io mangio solo questo burro di pistacchi. Eh no, tutto qua. In realtà la maggior parte è tutto qui. Questo è veramente il più buon burro di pistacchi che io abbia mai assaggiato. È cremosissimo già dall'apertura. Quindi, let's dive in a questa bellezza. Ah, che bello quando il cibo è carino. Non sempre le faccio così, l'ho fatto così per la foto, eccetera. Però dovrei impegnarmi di più perché effettivamente quando il cibo è bello sei anche più già quasi appagato nel mangiare. Cioè, a parte che non lo vorresti mangiare. E l'occhio vuole la sua parte. E buon appetito! È stagione di fragole, io amo le fragole, e fragole pistacchio, top! Oggi non ce la posso fare a mangiare, sapete che io ho sempre le cuffiette, perché appunto guardo i programmi eccetera al computer, ma poi quando devo fare le cose e sento la vocina nella testa me le tolgo, perché quando le togli automaticamente si stacca il collegamento e le lascio in giro. E giusto per dare completezza a questa mia colazione, io bevo sempre una tazza di tè fumante insieme a ciò che mangio per colazione, non per assaggiare. E ma un magno però, eh? I vicini, secondo me, pensano che sono matta. Ieri sono, non so se mi vedete, ma vabbè, ve lo dico lo stesso. Ieri sono tornata ad aver fatto la spesa e ero così gasata, eccetera, che mi sono messa la musica a palla in macchina. Sono arrivata, ho aperto la macchina e ho cominciato a cantare. Sono usciti tipo, tutto bene. E io, yeah, basta! Ma sta quarantena non sta facendo sentire.
Io sto venendo qua, in realtà ho già iniziato da un bel po' a fare un po' di verticali. Oggi mi dedico a questo perché, ragazzi, sto avendo un sacco di soddisfazioni. Adesso vi metto qui e vi faccio vedere un po'. Da praticamente oggi cammino. Faccio qualche passetto, non esageriamo, però... Comunque ho deciso che uno dei miei prossimi video sarà l'allenamento proprio per la verticale, cioè l'allenamento completo che faccio per allenare la verticale, perché so che sarete felicissimi di sentire queste mie parole e me l'avete chiesto in tantissimi e tantissime volte, solo che non sono mai riuscita perché non avevo proprio un vero e proprio... Solo che non sono mai riuscita prima perché non avevo un vero e proprio allenamento per la verticale, invece adesso sì, a partire dal riscaldamento fino a tutti i vari drills, me lo sono studiato per bene, quindi non vedrò di condividerlo con voi. Allora, questo è il colore. Che spettacolo! Ho frullato 150 grammi di barbabietola precotta. Io prendo queste qui che trovo al banco frigo dell'Esselunga. Poi l'ho frullato con mezzo panetto, 75 grammi di tofu e 70 grammi di latte di soia. Per me questa è la consistenza ideale per condire la pasta. Gli altri cubetti di tofu li lascio a parte e adesso li salto in padella per renderli croccantini mentre cuocio la pasta. Io questa sinceramente non la riscaldo perché tanto andrà sopra la pasta calda e quindi non c'è bisogno di sporcare un'altra padella. Ovviamente aggiusto di sale e pepe perché la soia non è salata, quindi c'è da aggiungere. Ta-da! Ma i colori di questo piatto, parliamo. Allora, per merenda oggi una cosa che non facevo da tantissimo, mela, io adoro le Golden Delicious, Jimmy adora quelle lì super verdi, però vabbè, a me piacciono queste, quindi mela gialla. Poi in una ciotola metto un cucchiaio di burro di mandorle e aggiungo proteine della soia. Allungo con acqua e mescolo. Ho ottenuto praticamente una crema proteica ma al burro di mandorle, quindi alle mandorle. E per me, nonostante le proteine della soia non abbiano gusto, siano unflavored, io le trovo super saporite, quindi si sposano benissimo con il gusto. Comunque, dopo aver mescolato e tolto tutti i grumi, questo è quello che ottengo. Mela. Zoom. A me personalmente piace tagliare la mela proprio a fettine sottili. A casa ho il tagliamela, molto più pratico qui. Si va giù di coltello, coltello raga, coltello. Wey, quella è la mia fotocamera, lasciala stare. Luna vi sta odorando, sappiatelo. Mela, disposta a raggiera. Cannella. E la mia protein cream. Quanto mi diverto con sto zoom. Siete in equilibrio su un barattolo di burro di mandorle che, dopo le mie ultime esperienze, dovrei capirlo che non devo mettere in equilibrio la fotocamera, ma lo capirò. No, spero di no. Cerco di tenerla buona questa, eh? Che dici? Bene. Merenda completa dal punto di vista nutrizionale in quanto contiene i carboidrati dalla mela, i grassi dal burro di mandorle e le proteine dalle proteine della soia. Servita!
Abbiamo creato una postazione lavoro dove io mi alleno, insomma, è una zona polivalente. Mi arrenda sotto il sole. Sei sicura che reggano le zampe? Perché sennò... No, Non c'è molta fiducia su di me che reggerò, salverò. sì, il problema è che se era in bilico era proprio... Cioè, casomai casca sul tavolo, però da lì casca dal tavolo, non sul... Un bel volo. È passato qualche giorno, ma dopo la nostra romanticissima merenda in terrazzo, Jimmy ha avuto dei problemi con il computer e siamo entrati in modalità salvataggio, crisi, perché computer tesi, tesi computer, se esplode computer non ti tesi, problema. Ma insomma, abbiamo fatto tutto e l'abbiamo risolto e volevo concludere questo video salutandovi e parlando un attimino dell'argomento slash tematica che avrete letto nel titolo, che è la dieta, l'alimentazione vegana. Quando vi avevo chiesto di pormi delle domande per il Q&A che ho fatto, questa è stata una domanda abbastanza popolare, se sono vegana, cosa ne penso, eccetera. Allora, rispondo subito, non sono vegana. Se avete visto i miei altri What I Eat in a Day, lo avrete visto. Io mangio carne, pesce, uova, latticini, però non disdegno soia e prodotti vegani. Anzi, io ho sviluppato un amore incondizionato per lo yogurt di soia, che preferisco totalmente allo yogurt greco. Per due motivi: uno, per il sapore, mi piace tantissimo, e due, perché ho notato che non mi rimane sullo stomaco. Quando mangio lo yogurt greco, mi rimane sullo stomaco, mi dà il senso di gonfiore e faccio le puzzette. Invece, lo yogurt di soia no, infatti non potrei mai mangiare lo yogurt greco o il quark, cioè proprio quei formaggi. Sarà forse per l'acidità, non lo so, ma se io li mangio la sera prima di andare a letto, quella notte non dormo. Invece lo yogurt di soia scende con piacere, buonissimo, lo adoro tremendamente. E la cosa mi fa un po' sorridere perché in realtà io, se mi avete seguito in questi anni, ho avuto un rapporto un po' particolare con la soia perché mi dava tantissimo mal di testa. Ogni volta che mangiavo qualcosa con la soia, mi ricordo che io non so perché, ma mangiavo la lecitina di soia, sono tipo delle palline che si trovano al supermercato, non so il motivo, ma ogni volta che io mangiavo quella roba lì mi veniva un mal di testa assurdo. Poi dopo un bel po' di tempo che non l'ho mai più mangiata, l'ho riassaggiata, l'ho rimangiata un anno e mezzo fa, se non sbaglio, e ho visto che non mi dava alcun problema. Allora lì piano piano l'ho reinserita, poco alla volta, partendo dal latte, poi il tofu, poi lo yogurt, fello yogurt. E un'altra cosa è che mi ricordo di aver detto in più occasioni che la soia poteva influire sul livello di estrogeni, sto facendo delle cure ormonali, eccetera. Allora, diciamo che ho un po' parlato per sentito dire, cosa di cui un pochino mi vergogno. Però il fatto di averlo fatto mi ha poi portato a ricevere dei vostri commenti che mi hanno incitata a documentarmi di più. L'ho fatto e ad oggi sono una persona molto più informata sulla soia ed è per questo che ora la consumo e, come avete visto, fa parte integrante della mia dieta. La soia è una proteina completa di tutti gli aminoacidi essenziali, quindi è molto importante in una dieta vegana, dove assumere proteine è un pochino più difficile. E ci sono stati tantissimi studi che hanno studiato l'impatto sul colesterolo, sulla tiroide, sul cancro, insomma, non voglio andare nel dettaglio perché non mi compete. Vi invito a documentarvi se avete qualche dubbio da fonti attendibili e valide. Non sono vegana, ma sono onnivora, mangio di tutto. Diciamo però che sto notando una tendenza verso una dieta un pochino più vegetale. Comunque, non, no, non sono vegetariana perché mangio la carne, non mi privo della bistecca come non mi privo del pesce, ma allo stesso tempo non mi privo nemmeno del tofu. A me piace mangiare di tutto, non voglio limitarmi nelle mie scelte,
ma non voglio nemmeno escludere, dire no, quello non lo mangio a prescindere. Però sono consapevole che il futuro è sempre più vegetale, sempre più vegano. Probabilmente sono sicura che crescendo e maturando di testa e la vita probabilmente mi porterà, chi lo sa, forse sì, forse no, a compiere delle scelte spinte da un motivo di etica, sia per l'ambiente che per gli animali, e quindi magari con il tempo io sono sempre aperta, non si sa mai, cioè non si può dire no mai o sì assolutamente, non lo so. Quindi forse con il tempo diventerò vegetariana o vegana, non lo posso sapere. Io al momento so solo che mi piace come tipo di cucina, come gusto, voglio provare tante cose nuove e la trovo davvero interessante e stimolante. Quello che poi mi riserva il futuro non lo so e basta. Questo è un pochino la mia posizione al momento. Come ho già cambiato idea sulla soia e dal non mangiarla adesso va a sostituire tanti miei pasti che prima magari facevo utilizzando carne e pesce, e quindi questo è già un aspetto positivo, è già un miglioramento. Se lo faccio io, se lo fanno altre 10, 100, 1000 persone, questo può già avere un impatto positivo sull'ambiente rispetto a dire no, o sei vegano o non lo sei, quindi o mangi tofu o non lo mangi. Quindi un pochino la via di mezzo. Io sono qui, sono neutrale, sono la Svizzera e basta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Provate le ricette perché io le trovo veramente fenomenali. Cioè, ho adorato questo giorno, quello che ho mangiato quel giorno e basta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Mi raccomando, i commenti, soprattutto per quanto riguarda questo argomento, con educazione e rispetto, perché è giusto rispettare il momento della vita di ognuno. Che frase saggia. Ciao ragazzi!